Popolo giallorosso, amici dello stregone, buonasera e ben ritrovati al decimo appuntamento con Passione da Stregone, il format dello stregone.net in onda ogni lunedì alle ore 21 su NTR 24. Vi avevamo fatto una promessa 2 settimane fa, vi avevamo dato appuntamento alla prossima trasmissione dopo la vittoria del Partenio, quindi almeno noi abbiamo mantenuto il nostro impegno. Ci rivediamo oggi dopo la bellissima prestazione di ieri dello stregone che si impone nel derby al Partenio Lombardi per 2-0. Non dobbiamo dire altro. Penso che anche chi non è stato ad Avellino ha visto la partita in streaming e tutti poi hanno seguito sui social network, sul nostro sito, quella che è stata la giornata bellissima di ieri. Abbiamo intitolato la nostra trasmissione "Che bello è", non poteva essere diversamente. Avevo fatto pure una promessa ai miei amici che avrei cantato la canzoncina, però forse ve la canto a fine trasmissione questa qua. Intanto saluto Massimo Zollo, ciao Max, buonasera, e Peppe Carcea, ciao Peppe, tutti e due buonasera. Presenti ieri al Partenio. Hai rivissuto, Peppe, i momenti del 2005? Era 2005, l'ultima vittoria. C'era proprio lo stesso clima, quasi lo stesso risultato, pure sì, stesso clima, stesso risultato, abbiamo segnato stesso però finale. nell'altra porta, proprio sotto i tifosi giallorossi. È stato ancora più Sa bello. più bello, sì. Guarda, è stata veramente una bellissima giornata e c'ho un sorriso che non riesco a togliere da ieri sera. Speriamo che col passare dei giorni venga un po' meno, perché anche all'ufficio mi sto trovando un po' in difficoltà con questo sorriso. Davvero, Massimo, poi la cosa in assoluto più bella è stata quando ogni volta che c'è stato il gol, la corsa dei tifosi, la corsa dei giocatori sotto al settore ospite è stato bello durante i gol, a fine partita. È stato tutto un'emozione che bello. Non si viveva da un sacco di tempo. L'accoglienza dei tifosi al rientro della squadra, qualcosa veramente di importante. Dobbiamo ringraziare forse proprio gli avellinesi che nella settimana precedente al derby hanno fatto di tutto per farci arrabbiare, tra virgolette, in modo positivo, soprattutto ai ragazzi in campo che gli hanno servito Sì, questo piatto. infatti anche noi sul sito durante questa settimana abbiamo parlato, ne hanno parlato un po' tutti di questo tabellone pericolante che poi sta là da 20 anni, insomma Pericolosissimo. un modo solo per alimentare delle polemiche. Alla Ma fine non solo il tabellone, Fabio, anche gli atteggiamenti di alcuni giocatori sì, in in primis campo, proprio Biancolino su tutti, sì, non lo so, guarda, fuori luogo e poi nemmeno sui campi di terza categoria, infatti, davvero. comunque, prima che ci dimentichiamo, perché tanto poi ci mettiamo a parlare della partita, sicuro ce lo dimentichiamo. Un bravo particolare va al direttore di gara, secondo me, un Assolutamente. secondo anno con una personalità davvero, ma non perché abbiamo vinto, No, no, perché no, no, no. in quanto è stato comunque soggetto a pressioni dal primo minuto, sempre Su quel campo, sì, non proteste, era braccia semplice. alzate, De Angelis indemoniato, non so, anche sui falli laterali andava a protestare. Noi abbiamo Un arbitro fatto davvero di personalità, spero che faccia su un carriera. campo di patate dove si è giocato poco a calcio, però abbiamo fatto veramente una bella partita. Anche nel primo tempo ho visto lottare e correre tutti. Anche Montiel mi ha sorpreso, uno che forse su quel campo era il più Era penalizzato penalizzato, per le certo. sue doti, invece l'ho visto correre, randellare. È stata veramente una grandissima partita. Ma andiamo avanti e guardiamoci prima la slide sui risultati e la classifica, che oggi ci sorride diversamente dopo questa vittoria. Avellino Benevento 0-2, Catanzaro Paganese 2-1, Frosinone Prato 1-1, Nocerina Barletta 4-0, Perugia Andria 2-0, Pisa Gubbio 1-0, Sorrento Latina 1-2 e Viareggio Carrarese 3-2. Per una classifica che dice che in testa c'è sempre il Latina con 40 punti, Avellino 35, Nocerina 33, Frosinone 31, Perugia e Pisa 30, Benevento, Prato e Viareggio a 26, Paganese 25, Catanzaro 24, Gubbio 22, Andria 20, Barletta 14, Carrarese 13 e Sorrento 12. Peppe, forse una giornata un po' sfortunata da questo punto di vista, perché hanno vinto tutte. Vince il Latina, vince la Nocerina, vince anche il Perugia. Da questo punto di vista, forse quello che lascia un po' di amaro in bocca è proprio la vittoria del Latina, che se non erro è arrivata negli ultimi minuti, forse nel Sì, recupero perdeva anche a 1-0 Sorrento. lì a Sorrento. Comunque, al di Ci là poteva della stare Latina, qualche pareggio siamo sì, lontanissimi, però per dare un al po' più di risultato del valore Latina ha dato un valore aggiunto alla alla vittoria nostra del vittoria. Benevento, però, No, ma al dai. di là del Latina, diciamo che era un turno abbastanza favorevole a chi correva per i playoff perché giocavano tutti in casa. Quindi era necessario mantenere il passo. Lo abbiamo fatto in un campo difficile contro una squadra tecnicamente, a mio avviso, ho avuto la conferma della partita d'andata, tecnicamente abbastanza mediocre, anche se composta da uomini esperti che ti possono risolvere le partite.
Però diciamo che 4 punti dai playoff non sono tantissimi e il campionato è tutto aperto. Ma infatti Massimo, la vittoria al di là di quella che può essere la classifica, adesso bella o non bella da vedere perché siamo ancora in ritardo, ma questa è una vittoria che vale doppio, triplo, perché vieni dalla prestazione contro il Catanzaro, bella, vincente, ti confermi su un campo importante, l'Avellino, ritrovi i tifosi, ritrovi la squadra, ritrovi la società, cioè oggi ripartiamo proprio con un altro ritmo. Con un altro questo spirito. È proprio il segnale che se... come sempre succede negli anni, Peppe, c'è una squadra che arriva da dietro e comunque riesce ad agganciare i playoff, forse quest'anno è proprio la volta nostra che abbiamo trovato il là giusto per risalire. Speriamo, Fabio, andiamo calmi. Questo, magari ci esaltiamo troppo, oggi sembrava che quando leggevo Facebook, per esempio, sembrava che stavamo già in Serie B. Però ci sta, perché tu lo senti quando la squadra ti può dare qualcosa, come quando li criticavamo che giocavano male, perché sentivamo che non c'era niente. Ci sta perché la squadra è composta da giocatori validi, ecco perché non ti riesci a spiegare un ritardo così importante. Diciamo che al di là scusami Peppe, quello che ti volevo dire ma non c'è Antonio però no? Non è che facciamo come Antonio però quello che volevo dire è che anche in loro ho visto, non lo so, anche nell'atteggiamento di Danna, che con Ugolotti per esempio si era completamente spento ieri al ritorno dallo stadio, che saltava, che cantava, lo stesso Germinale che aveva avuto quel problema con una piccola parte della tifoseria e invece ieri si è dimostrato stupendo, apertissimo, stupendo, quello... poi si è lanciato in mezzo alla folla, cioè anche loro hanno trovato da 2 o 3 domeniche un altro spirito, merito di mister Carboni? Ma Carboni anche. Si è limitato a non stravolgere nulla e non inventarsi nulla, che con gli allenatori che abbiamo avuto negli ultimi anni già è un grandissimo passo avanti, ma il messaggio che arriva dal pubblico secondo me viene colto dalla squadra, perché ieri ho visto una corsa spontanea verso il settore, proprio la ricerca dell'appoggio del pubblico, cosa che prima era un pochino costruita, sai, segno, vado sotto la curva, arrivederci e grazie. Invece adesso ho visto proprio la corsa di Marchi, la voglia di andare al secondo gol è stata qualcosa che veniva proprio da dentro, è stato bello, sì. Anche se sono d'accordo con Massimo, scusa Fabio, perché adesso viene la Carrarese, sì, è giusto festeggiare, oggi devono finire però i festeggiamenti perché domani. Il ritardo ci... domani anche perché domani è ND. Parlavamo nelle scorse trasmissioni dell'esigenza di inanellare 2 o 3 risultati consecutivi. Due li abbiamo già fatti. Abbiamo 2 partite in casa, abbiamo la possibilità alla fine di questo miniciclo di fare 12 punti. No, parla solo lui. 12 punti in 4 partite e fare 12 punti in 4 partite sicuramente almeno recuperi 3 punti sulle avversarie, questo credo sia un dato di fatto. Però vedi, domenica viene la Carrarese che ha perso a Viareggio, tu hai 2 partite in casa, mi insegni, non lui perché capisce poco, però tu mi insegni che vincere 2 partite in casa potrebbe esserci un calo di tensione, carichiamo l'ambiente nel modo giusto, ecco, adesso godiamoci come dice Fabio fino a stasera, adesso può parlare. Posso parlare? Ok, ci guardiamo il servizio allora, se Stefano è pronto ci andiamo a vedere questa bellissima vittoria del Benevento sul campo dell'Avellino. Che bello, eh? Grinta, cuore e determinazione. Sono questi 3 ingredienti fondamentali che hanno permesso al Benevento di espugnare lo stadio Partenio Lombardi e aggiudicarsi il derby contro l'Avellino. Una vittoria del collettivo, decisa da 2 reti nella ripresa, prima con un tap-in vincente del neoacquisto Marotta e poi con una grande azione personale di Ettore Marchi. Un trionfo che mancava in casa giallorossa da 8 anni, quando a decidere il match contro i Lupi furono un gol di Mimmo Colletto e uno di Carmelo Imbriani. Lo stesso Imbriani al quale tifoseria e squadra hanno dedicato a fine gara la grande impresa. Il Benevento sbanca dunque l'Irpinia, portandosi a solo 4 lunghezze dai playoff e conquistando la 7ª vittoria stagionale. I 3 punti fuori casa, infatti, mancavano dal 30 settembre 2012, quando i giallorossi si imposero a Carrara per 3-0. Per l'Avellino si apre invece una piccola crisi. Dopo la batosta rimediata a Pagani, crolla anche l'imbattibilità del Partenio con la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche. Ma veniamo alla partita, giocata ai limiti della praticabilità, con la pioggia battente che ha reso il terreno di gioco un vero e proprio pantano. Parte subito aggressivo l'Avellino, triangolo Millesi Zigoni di Angelis e il numero 7 biancoverde protesta vistosamente per un atterramento al limite dell'area. Al 10° contropiede di Marchi che si invola sulla destra e mette al centro, ma la retroguardia respinge con affanno. Al 20° occasionissima per i padroni di casa, Millesi pennella una gran palla per la testa di Zigoni e bravissimo Gori a parare in 2 tempi.
Al 21esimo cambio di fronte, dalla tre quarti sinistra ci prova Mancosu con Fumagalli che blocca senza affanni. Avellino vicino al vantaggio, ancora da palla inattiva. Punizione di Millesi e colpo di testa ravvicinato di Izzo, con Gori chiamato al miracolo. Sei minuti dopo, nuovo arrembaggio dei lupi. Cross dalla destra del bravo Zappacosta e spaccata di De Angelis con la sfera che si spegne al lato. È l'ultima vera emozione del primo tempo. Nella ripresa invece succede di tutto. Dopo appena 23 secondi, infatti, una botta in aria di Millesi dà l'illusione della rete ai tifosi irpini. Il Benevento risponde al nono con una conclusione di Mancosu parata miracolosamente da Fumagalli. È il preludio al gol che arriva un minuto dopo sugli sviluppi di un corner, con il neoacquisto Marotta abilissimo a mettere dentro da due passi un grande assist di Ettore Marchi. Al 13esimo la reazione dei lupi, tiro centrale di Zigoni, ma Gori non si lascia sorprendere. 5 minuti più tardi i giallorossi raddoppiano, azione personale di Marchi che salta due uomini e batte di prima intenzione. Il diagonale rimbalza a terra ingannando Fumagalli e andando a insaccarsi nell'angolino. Al 20esimo reazione rabbiosa dell'Avellino, sugli sviluppi di un corner si crea una grande mischia in aria davanti a Gori, la retroguardia giallorossa riesce però a liberare. Le ultime speranze dei padroni di casa sono nei piedi di D'Angelo con un tiro debole al 33esimo e poi al 42esimo con una conclusione da fuori di Bariti. Al 50esimo, dopo 5 minuti di recupero, esplode la festa per la torcida giallorossa. Con la vittoria del derby, il Benevento torna a sperare, rigenerato dalla cura Carboni. L'obiettivo playoff da oggi è sempre più vicino. Eccoci rientrati in studio. Allora, abbiamo visto le immagini di questa bellissima vittoria del Benevento. Peppe, è strano come anche Ettore Marchi ieri portasse il numero 7, un regalo a Carmelo Imbriani che avrà visto sicuramente la partita. C'era anche questo striscione bello dedicato a te per Carmelo. Delle emozioni fortissime quelle di ieri. Sì, era parecchio che non vedevo Marchi giocare in quella maniera, cioè era comunque imprendibile. Forse non l'avevamo mai visto giocare. No, all'inizio, no, all'inizio del campionato, sì. Qualcosa l'aveva fatto intravedere, ma vedevano lo stato. Sì, l'ha fatto troppo poco fino a mo Marchi, dobbiamo l'ha dire. L'ha fatta intravedere, sì, comunque ha fatto troppo poco perché ha delle potenzialità veramente incredibili questo ragazzo. Che dire, una bellissima partita, un successo meritato, anche dalle immagini ci sono state 20 minuti di Avellino, poi nulla più. Nel primo tempo un po' nel finale, vabbè, giustamente. Nel finale butti palla avanti, voglio dire. Sì, non un granché. Il primo tempo l'Avellino qualcosina l'ha fatta. Ha fatto quei due colpi di testa, uno con Zigoni e uno con Izzo, sì, Gori ha fatto pericolosi, un però passato quel pericolo, dice, io ho visto il Benevento che provava anche a giocare, anche sbagliando perché il campo non te lo permetteva, però se c'era una squadra che provava a giocare al calcio, quella era il Benevento. Sì, infatti anche Rajic non buttava mai il pallone, cercava sempre l'appoggio. Allora, andiamoci a guardare un po' di moviola, un po' di replay, così commentiamo quello che è successo ieri. Iniziamo subito la prima azione, io credo che sia un rigore lamentato da De Angelis, un rigore o un fallo fuori area, vediamo un attimo. Si lamenta di qualcosa, ma si tuffa, ma forse cade proprio su Millesi, se non erro. Si tuffa su Millesi, no? Cade, perché Millesi. Se la guardiamo. Strano, bene, però De Angelis rallentatore. Sì. Si butta proprio su Millesi, qua non pensando ce n'è fosse un giocatore infatti, del Benevento. Se è Millesi, credo sì, ma credo sia Millesi. No, forse no, non era Millesi. O nemmeno, sì, vabbè. È il 10, no, infatti dieci. Non è Zigoni, sì, il 10. Sì, infatti il 10 era Zigone, quindi qui non c'è niente. L'arbitro, poi tra le altre cose, Peppe, pure in occasione del rigore tra Siniscalchi e De Angelis, di nuovo l'altro che vedremo dopo. L'arbitro è sempre piazzato benissimo, quindi anche qua fa segno di alzare, guarda come sta vicino, ok. Ma guarda, come diceva Peppe prima, non perché abbiamo vinto, ma davvero l'arbitro ha fatto la differenza, nel senso che ha arbitrato bene, un altro arbitro magari... No, non ricordo quanti ammoniti ci sono stati, comunque pochissimi, ha tenuto in pugno la partita, sì, in maniera eccellente. Bravo, spero che ci sia stato qualcuno a vederlo, perché un ottimo arbitro. Non ti nego che io qualche perplessità in settimana l'avevo avuta. Detto un secondo anno ad arbitrare una partita così. Sei stato maligno, diciamo, in sì, settimana. No, ma non per qualcosa di cattivo, perché cioè, mi sembrava una scelta un po' azzardata. Inopportuna. Per l'uno o per l'altra parte, invece è stato perfetto. Perfetto. Andiamoci a vedere il primo tunnel di Marchi, la prima azione importante sempre del Benevento. Tendigiosa.
Gliene ha fatto pure l'altro sul gol, bellissimo. Qua se ne va Marchi in velocità, davvero bella questa azione. Peccato poi la palla dentro per Marotta che viene anticipato di un soffio. Sì, anche, bravissimo, tenuto bene la posizione. Qui sarebbe stata comunque un'azione importante per noi. E comunque sfuma così, infatti Marotta si dispera perché sarebbe stato qualcosa di importante. Primo colpo di testa, quello di Zigoni, qua il Benevento che soffre un po' la pressione dell'Avellino, ben servito in aria, qua la difesa era anche piazzata bene, però il pallone li ha scavalcato. Secondo me è fuori gioco, o c'è Sinistacci che lo mantiene qua, basso, no, forse ci può stare anche il fuorigioco, sai, perché Sinistacci non sta molto vorrei vedere se Anaclerio lo mantiene in gioco, quindi se riesci a fermare sopra a sinistra. Allora Anaclerio no, o Sinistacci o è fuori gioco. No, io dico no, Sinistacci forse è quello che sta, almeno sembra qua, quello che sta più alto. Se c'è qualcuno che lo mantiene in gioco è Anaclerio. No, potrebbe esserci anche il fuorigioco. Comunque Gori bravissimo, attento su questa parte. Era anche debole il colpo di testa. Un'altra azione per noi, possiamo andare avanti Stefano, qua dovrebbe esserci un tiro di Mancoso, però niente di importante, qua l'ha presa male su questo cross di Anaclerio dalla sinistra. La voleva piazzare, secondo me è uscito un tiro centrale, poteva fare di più qui. Fumagalli ha fatto pure bella figura su questa, una delle poche parate secondo gol di Fumagalli. Hai visto come abbiamo battuto questa punizione, Peppe? Poi dice il carbone non no, ha fatto stiamo niente. Lavorando sui calci piazzati, si vede proprio. Con la sovrapposizione, no, infatti. Ed è, vabbè, e qua Mancoso non ci mette la giusta potenza. Andiamo avanti, c'è ancora... Questa è l'occasione più limpida, diciamo. Sì, questo è il colpo di testa di Izzo. E qui siamo stati fortunati, lo possiamo dire. Qua siamo stati fortunati, qua Gori bravissimo che non si è mosso ha mantenuto la posizione fino alla fine. Questo sembrava un po', perché poi il cross di Millesi sembrava l'1-1 che abbiamo preso l'anno scorso, Fabio, a tempo scaduto. Qui l'errore, tra virgolette, di Marchi che mette in gioco tutti, perché se non va dentro... Eccolo là, sì, bravo, bravo. Infatti si è staccato Marchi, però sembrava proprio la giornata sua, insomma. Sembrava la fotocopia del pareggio beffa dell'anno scorso, perché il cross fu di Millesi e il colpo di testa marcare, di Zigoni. Marcare a zona sui calci da fermo è sempre un rischio. Qua c'è stata una paura, veramente qua c'è andata bene, una paura pazzesca. E qua ci siamo resi conto che avremmo vinto noi. Almeno io qui ho avuto la sensazione. Sì, no, nel senso non per il gioco, proprio per un discorso di fortuna e sfortuna, questi piccoli episodi che prima ti andavano male. Anche col Catanzaro poi abbiamo preso un colpo di testa così a inizio partita sullo 0-0 che abbiamo rischiato molto. Sulle palle inattive. Ancora un'altra azione, abbiamo un'altra azione di De Angelis, qua in spaccata quando è arrivato, pure qua si lamentano, non ho capito Millesi. Voleva il calcio d'angolo qui, io stavo nel settore, l'ho letto proprio, l'angolo, ma... Per l'entrata di Signorini, che comunque leggermente comunque, ritardo. Entrato male Signorini in ritardo, qua, però ci sta che tu entri... Comunque il numero 2, Zappacosta, è veramente un buon giocatore. Ma già dall'anno scorso. L'unico che mi ha davvero impressionato dell'Avellino è anche il numero 9 dell'Avellino, era un buon centrale difensivo per noi. Giocava con noi Biancolino. Sì, che personaggio. Ok, possiamo andare avanti, c'è ancora l'Avellino in azione, qua siamo all'inizio della ripresa, dovrebbe essere... Il tiro di Millesi che ha dato l'illusione del gol, ma non ho capito a chi, perché il pallone è andato abbondantemente fuori. L'abbiamo messo giusto così. E questo è il preludio al qua gol. Ha finito che di giocare subito. L'Avellino, sì. È andato anche in affanno fisico, secondo me, Massimo. Sì. Calato proprio. È calato sia fisicamente che mentalmente, perché si erano resi conto che ormai la partita era chiusa. Ci provavano perché ci dovevano provare. Però non avevano più lo stesso impeto del primo tempo. Possiamo andare avanti e dovrebbe esserci il rigore che abbiamo detto prima. Questo qua, attenzione, guardate l'arbitro come sta ben piazzato. Vicinissimo all'azione, questo l'abbiamo rivisto anche prima di montare il servizio, Peppe. Palla netta di Siniscalchi, dal vivo era sembrato già l'intervento sulla palla. Vista l'immagine dall'altro settore, dall'inquadratura, sul replay poteva dare l'impressione del rigore, invece l'arbitro è piazzato benissimo ed è stato molto bravo, Massimo. Assolutamente, questa è la fortuna, che l'arbitro è piazzato benissimo, è proprio vicino all'azione, quindi è in grado di vedere, perché poi si tratta proprio di una questione di
di centimetri, di millimetri. Ha notato che Siniscal che arriva, tocca per primo la palla. Perché anche altrimenti... se comunque bisogna evitare questi interventi in aria con questo campo qui, perché lo so. Sì, no, pericoloso. Non all'altezza, là, cioè è immediato il rigore. Trovi uno come Aladina e ti dà. Me lo fai rivedere un attimo. Volevo far vedere questa cosa a Peppe. Poi, giusto per così chiudere qualsiasi polemica da parte degli avellinesi, guarda comunque De Angelis. Cade sul fallo, no, ma cade, poi si alza, non so se possiamo andare avanti, non dice mezza parola, non protesta, continua a giocare. Ma perché lui è De Angelis, lo sa anche capisce, lui. Capisce di stare in ritardo, non so invece di andare verso se il pallone ce l'hai tutta si le... butta verso la gamba di, vedi, lui di Siniscalchi. Tenta di riprendere il pallone, non si lamenta, non protesta, non chiede il rigore, quindi... anche da parte dei giornalisti perché di Avellino si accorge che l'arbitro è troppo vicino per cascarci, sì. Esattamente, quindi per non prendere, per non beccarsi anche l'ammonizione si alza e continua a giocare. Guarda, okay, i colleghi in tribuna dicevano che era scandaloso, invece non c'è assolutamente niente. Bravo Siniscalchi e bravo anche l'arbitro, ha rischiato molto Siniscalchi, però è arrivato giusto in tempo. Ok, possiamo andare avanti. Dovrebbe esserci adesso, prima del gol, sì, c'è il tiro di Mancoso, che è il preludio, poi, perché dall'angolo nascerà il gol. Qua Fumagalli, per fare un po' di scena, ci ha regalato un calcio d'angolo. E no, gli no, è costato, ma non per scena, perché è stato deviato dal difensore il tiro. Ah, infatti prende quella parabola. Sì, prende la parabola un po' strana e lui per sicurezza la mette in angolo. Bravo Fumagalli. E questo è il preludio al gol. Stefano, ce lo possiamo andare avanti, ci guardiamo il gol, una mischia in aria, la mette dentro Marchi e qua Marotta da gran qua centravanti. Qua hanno protestato per un fallo di mano di Marchi, se non mi sbaglio. Sì, però è se c'è è assolutamente involontario, no, perché un rimpallo ma non c'è, a perché un la prende, metro... E ripeto, stavo proprio nel settore, ho visto, la prende dietro la schiena, è fortunato sicuramente nel rimpallo, però non mi sembra di aver visto falli di mano. Proprio dietro la schiena. Comunque il movimento di Marotta è... Sì, Millesi rimane ad alzare la mano lì, se ci fai caso. Guarda, vedi? E se lo perde Marotta. Marotta sa già dove arriva il pallone. Bello, e poi la corsa sotto il settore ospite, bellissimo. Fammelo guardare Stefano, fammi vedere quando va Stefano. Sotto la curva, hai capito? Questo è sono scene, guardala questa arrampica, questo è scene importante. Stefano va di fretta. Tu vuoi andare ok, però possiamo andare avanti perché poi c'è il raddoppio ancora più bello, un'altra azione di Marchi, o no? Non c'è il raddoppio? Sì. È questo qua, Marchi che prende palla a centrocampo, un altro tunnel all'amico di Peppe, e poi il destro... Non irresistibile, ci ha messo del suo Fumagalli. Ha schizzato a terra, però Fumagalli secondo me è un po' incerto qui. Sì, diciamo che dal vivo, no, almeno da quello che non sembrava, che sembrava che il pallone fosse andato direttamente in porto, cioè sul palo, non ci fosse stata la deviazione di Fumagalli. Invece poi, rivedendolo, diciamo che è un errore abbastanza grave di Fumagalli, anche se ha l'attenuante che gli batte un po' prima, un metro. Comunque prima. Il gol nasce qui, come si libera con questa, guarda, qua, qua che se poi qui se ne porta 3 o 4 appresso, stanno da soli, guarda lui. Poi decide di tirare immediatamente. Eh sì, perché in mezzo nessuno. Non c'è nessuno. Avesse fatto pure il primo tempo, magari pure la poteva tentare la conclusione. Anche se era un po' più decentrato. Era più difficile fare gol. Invece di servire Marotta. Poi abbiamo altre due immagini. Abbiamo un'azione di Germinale. Qui al limite dell'area. Caparbio Germinale. Subisce fallo. Massimo, mi hai fatto mettere questa azione perché volevi dire che era rigore? Non lo so. No, è perché fa una bella cosa e poi magari così come loro hanno chiesto determinati rigori, magari potevamo chiederlo anche noi qua. Da chiedere non costa per nulla. Sì. Infatti poi mi sembra che Mimmo non abbia neanche detto niente. E poi c'è l'ultima azione con protagonista Marotta, no? C'è solo questa mischia pazzesca. Guarda Cori che sta là che non sa... Che cosa fare, incredibile. Vedi, anche qui si vede quando l'arbitro, è stato bravo l'arbitro. Esattamente. 9 arbitri su 10 qua fischiano il fallo di confusione immediatamente. Lui no, ma perché è sempre ben posizionato. Cioè dove sta? Però lucido. Non lo vedo. No, stava dietro, decentrato, sì, e vedeva tutto. Ottimo, perfetto. Ok, questa era la nostra personale moviola.
Bene, queste erano le azioni più importanti di questa partita, con i due gol bellissimi. Ripeto, quello che mi è piaciuto tantissimo è stata l'esultanza, il primo gol di Marotta che si è arrampicato, era da campionato argentino proprio, alla Batistuta. E allora ci possiamo vedere le pagelle che abbiamo preparato, i nostri top e flop. Ovviamente per la giornata odierna non ci sono flop, perché? Perché non gioca a Bolzan e soprattutto perché abbiamo vinto. Comunque, al di là di tutto, lo salutiamo Riccardo Bolzan. Perché avremo bisogno anche di lui. Assolutamente. Magari cioè, c'è la Coppa Italia. Sarà il primo ospite della trasmissione di Passione Destra. Noi scherziamo e ci sarà bisogno anche del suo contributo. Speriamo che torni il Bolzan ammirato. Speriamo che in questo periodo abbia la tranquillità per poter recuperare quei piccoli acciacchi fisici. E allora ci vogliamo vedere, Stefano mi dice che è pronto, ci guardiamo il servizio sui top di giornata, che sono ben 5 scelti da Massimo Zollo, Marchi, Mengoni, Signorini, Siniscalchi e Davì. Guardiamoceli. Signorini, voto 8. Sì, avete sentito bene, Andrea Nulla e Biancolino Zigoni e chi capita per tutta la gara e con l'uscita di Mengoni diventa il leader della retroguardia, di testa e non solo, sono tutte sue. Marchi, voto 7,5. Parte la grande, poi sembra smarrirsi. Nella ripresa però sale in cattedra e chiude i conti con un gol capolavoro. Mengoni, voto 7,5. Nonostante le precarie condizioni fisiche, si spreme fino a quando non sviene. Dà sicurezza alla difesa, stoico. Davì, voto 7,5. Un moto perpetuo, corre, contrasta, la prende di testa e non risparmia nemmeno un goccio di sudore. Siniscalchi, voto 7. Riproposto come esterno di difesa, non concede quasi nulla a Bariti e accompagna anche la manovra sulla fascia. Ok, questi erano i nostri top. Io voglio dire subito una cosa, che non sono d'accordo. Avrei invertito i voti tra l'8 a Signorini e il 7,5 a Marchi. Marchi, gol e assist. Nulla togliere ad Andrea, spiego, mi stava bene 7,5 ad Andrea. Se mi consenti, ti spiego l'otto. Restituisci lici pure tu. Restituisco lici anche io. Sì. Vai. Scherzi a parte. Allora, noi ieri abbiamo giocato con quello che sulla carta era l'attacco più prolifico del campionato. Zigone e Biancolino, no, al di là di quel colpo di testa di Zigone, non hanno toccato una palla. Cioè, Andrea Signorini è stato perfetto. È stato bravo anche a gestire le provocazioni che i due facevano, compreso Biancolino si è attaccato molto con Siniscalchi di De Angelis, quindi strameritato l'otto per come per la cattiveria, per la grinta. Io credo però che i due centrali siano stati avvantaggiati dall'aiuto che gli ha dato Biancolino, perché davvero sembrava il difensore aggiunto. Io sono d'accordo comunque con Fabio, però perché di testa non gliene ha fatto però prendere un giocatore che ti risolve la partita con un assist decisivo e con un gol di solito va premiato. Stiamo parlando del mezzo voto, voglio dire. Dovevamo mettere 8 a tutti e due. Entrambi. Sembrava aggiudicato allora 8 a Marchi. Signorini ha fatto una partita davvero strepitosa. Sì, e 8 a Signorini, un Signorini ritrovato. Poi ed è importantissimo perché è un ragazzo di valore assoluto. Un altro giocatore che sembrava in odore pure di cessione negli ultimi giorni di mercato. Diciamo che ci hanno provato tante scuole. La regina ancora una volta è tornata alla carica, però l'avvocato Vigorito ci crede tanto in questo ragazzo e non ha resistito, diciamo, alle offerte. E sul fatto che non è arrivato il centrocampista, non parlo di Espinallo, parlo del centrocampista centrale, si era parlato molto di Esposito, ormai vabbè, è acqua passata. Che dire, quando c'è da vedere la situazione di Rajčić. Il motivo lo abbiamo capito quando è uscito Rajčić verso il 20° della ripresa, più o meno, ha abbassato Montiel lì davanti e ha messo Espinal a mezzala. Espinal non ha dimostrato granché in quella partita, però era anche plausibile. L'unica cosa che ho notato che ha una grande abnegazione, un grande spirito di sacrificio, perché si è abbassato a fare il terzino. Infatti, da quest'altro lato, l'entrata di chi era? Bariti? No, Bariti giocava chi era sulla di nostra il 17 di qua. Da lì in poi Montiello non ha coperto più Siniscalchi e siamo andati un po' in difficoltà. Invece dall'altro lato Espinal ha coperto tutta la fascia, proprio perché c'ha una grandissima capacità di corsa. Anche perché era anche più fresco.
su quel campo dopo tu dici che ce l'abbiamo già il centro, perché nell'idea di Carboni Montiel potrebbe anche fare i piedi, al posto i piedi di Rajic. L'intelligenza ce l'ha Montiel per fare quel ruolo, ora bisogna vedere lui anche con che spirito si adatta a fare il play davanti alla difesa. Io credo che tecnicamente un giocatore come Rajic è difficile da sostituire in quel ruolo, ecco, bisognava abbirare su Esposito, su un top player per la categoria di quel genere. Solo però, che prendi un top player, lo devi far tecnica, fuori completamente Rajic. Anche al di là della tecnica, Rajic, come hai visto ieri, io gli ho visto fare a un certo punto, appena iniziata la partita, sembrava che l'arbitro lo stesse per ammonire quando sì, ma anche perché è andato, fisicamente ma perché bravo e ha personalità, intelligenza, al di là, bravo, al di là delle doti tecniche. Allora, prima del prossimo turno vogliamo dire due cose sulla sala stampa di ieri. Massimo, tu che sei stato più attento, io ho letto qualcosa sul nostro sito. Inizierei dalle parole di Rastelli, che non è stato ovviamente contentissimo della sconfitta, ma soprattutto non è stato neanche obiettivo a quanto pare. Infatti Rastelli ha messo un'altra partita. Ha lamentato, addirittura ha parlato di una sconfitta immeritata da parte, cioè ieri non... Ha detto che quella è stata una delle migliori prestazioni del suo Avellino. Immagino le ci auguriamo che continua così. No, perché oltre i due colpi di testa del primo tempo che abbiamo fatto vedere non sono mai pervenuti. Ma tra l'altro tutte e due su palle inattive, sì, non sì, no, avrei sentito volentieri anche l'altro addetto ai lavori dell'Avellino, quel Lenzo De Vito, che quando hanno vinto il derby qua a Benevento è venuto in sala stampa, sembrava fosse Beckenbauer, ha preso i microfoni, si è seduto, ha parlato lui dell'Avellino, delle vittorie, invece ieri è sparito, l'ho visto entrare nel gabbiotto, l'ho visto entrare nel gabbiotto, poi l'ho visto uscire, basso baglio. Ieri non ha parlato, personaggio ampiamente promosso e sponsorizzato anche da giornalisti di Benevento, quindi ha fatto una bella figura all'andata quando si è pavoneggiato e noi continuiamo ad allisciarlo a questo personaggio, e poi ieri invece è sparito quando era il momento di prendersi i fischi e di fare i complimenti soprattutto all'avversario. Invece ti sono piaciuto? Cose che nonostante tutto, proprio perché siamo obiettivi, dobbiamo dire al di là delle cose che ha detto per pararsi un po' Rastelli, ha detto anche, ha riconosciuto i meriti e la forza Benevento. Di questo Benevento. Quello che ti è piaciuto invece, Massimo, mi dicevi, erano le parole di Ettore Marquins alla stampa, che era stato... Marquins è stato molto simpatico, ha saputo rispondere a tono ad alcune domande provocatorie da parte della stampa irpina, e insomma diciamo che anche lì gli ha fatto un bel contropiede e ha chiuso la partita anche in sala stampa. E poi è andato anche Marotta che ha parlato. Beh, insomma, Marotta è un acquisto eccezionale. Forse per la prima volta prendiamo un giocatore che stava facendo male in un'altra società, arriva da noi, ha fatto due partite bellissime. Tanto male, non mi sembra che... Ieri non è che stava proprio facendo chissà cosa, però vedi... Ma su quel campo... Carboni, molto attento anche, molto furbo, quello che ci mancava. Ha fatto gol. Sì. Anche perché non ha avuto, diciamo, stava... abbastanza isolato lì, nonostante ci fossero Mancosu e Marchi, però come diciamo atteggiamento il campo non più, lo aiutava, appunto. Perché lui è uno che fa della corsa, degli scatti, tecnica. Dei movimenti, della tecnica, i suoi cavalli di battaglia. Contro il Catanzaro gli è mancato solo il gol, ma io ieri non c'era molto da vedere di calcio perché il campo non ti permetteva assolutamente di giocare, ogni passaggio il pallone veniva rallentato, però io quello che ho notato da quando è venuto mister Carbone è che la squadra credo abbia guadagnato almeno 30 metri di campo. Adesso giochiamo dall'altra parte, perché siamo ognuno fa il rispetto ruolo, a un ruolo, è aumentata l'autostima, poi è normale, i risultati ti aiutano, per l'amor di Dio, però vedere non per tornare sempre allo stesso argomento, però vedere Mancosu lì morto sulla fascia sinistra a fare il tornante, voglio dire, lo perdi il ragazzo, invece è così, gioca 10 palloni, 8 ne sbaglia, 2 ti manda in porta. Grande rispetto per Martinez, che era una persona che noi abbiamo stimato tantissimo. E lo continuiamo a stimare. Però vedi com'è strana la visione del calcio, Martinez era uno convinto che Mancosu invece partendo dall'esterno facesse... Era un altro tipo di gioco. Almeno però, non gli dava dei compiti di marcatura, non lo faceva stancare in ritorni in difesa così importanti. Si vedeva che non gli piaceva quel ruolo, così io lo vedo sempre che si propone tra le linee, sbaglia perché sbaglia tanto, sbaglia ancora troppo secondo me, però quando si accende un paio di occasioni, cioè ti manda in porta, perché tecnicamente credo che sia un giocatore di altra categoria, di altra classe. Perfetto, ti do 2 minuti di recupero e chiudiamo anche noi, ci andiamo a vedere il prossimo turno e poi salutiamo tutti.
Andrea Catanzaro, Barletta Avellino, Benevento Carrarese, Gubbio Paganese, Latina Viareggio, Nocerina, Frosinone, Pisa Perugia, Prato Sorrento. Non mi togliere un attimo questo prossimo turno, Peppe. Potrebbe essere. Frosinone e Pisa Perugia sono le partite che a noi dovrebbero interessare più di tutte. Il Latina c'ha un turno agevole, almeno. Sì, ma ancora che guardi il Latina. Non capite, infatti, perché. No, guarda il Latina da quando eravamo nei playout, guardava il Latina. No, io credo che Nocerina, Frosinone e Pisa Perugia siano le partite che ci interessano, soprattutto Pisa Perugia. Se non mi sbaglio, sono appaiate a 30. Ti dico un'altra cosa, Peppe, perdone. La partita che ci interessa di più è Nocerina, Frosinone, perché secondo me tra le squadre accreditate lì sopra, quella che uscirà fuori dalla griglia playoff uscirà, dico, fuori dalla griglia Frosinone, secondo me il Pisa. Attenzione anche a questo Barletta Avellino, che è uno scontro importante per noi. L'Avellino va in picchiata, secondo me. Non esageriamo. Guarda, basta poco per. Rientra anche Castaldo domenica, merita comunque un'altra squadra. Ti dirò, io, tu dici che scende il Frosinone. Io dico che inizia un brutto periodo anche per l'Avellino. Ho perso il derby con la Paganese, male, 4-1. Perso il derby con il Benevento in casa, io dico che tra Frosinone e Avellino quella che vedo più in pericolo di scivolare forse è proprio l'Avellino. Parecchio nervosismo tra i giocatori dell'Avellino. Anche i tifosi hanno contestato. Litigavano, se non mi sbaglio, D'Angelo, il numero 4 chi era? Massimo? Massimo. Litigavano spesso in campo, 3 non convocazioni tra virgolette Fabbro, per scelta tecnica, ma sono giocatori Fabbro, che finora hanno da poco, 3 esclusioni. Fabbro, Giulli ed Herrera. Magari Herrera è uno che a partita in corso ti può cambiare le sorti. Però Fabbro è il migliore finora della difesa, voglio dire, secondo me un pochino di nervosismo c'è stato. Perfetto. Comunque, Rastelli deve stare abbiamo bene. Ancora i problemi nostri. Io dico che tra Frosinone e Avellino quella che rischia di più è proprio l'Avellino, perché poi Frosinone è una squadra più tosta rispetto, più abituata anche a stare ai lupi. Va bene, abbiamo detto tutto. Peppe Carcea, vuoi aggiungere altro? Ti posso solo salutare. Apposta sera hai parlato abbastanza, non riesco. Grazie a Massimo Zollo. Buonasera. Ah, un saluto, scusami Fabio, sì. Un saluto a Antonio Colangelo perché poverino mi manca tanto. La Lazio 2 sconfitte consecutive stasera, lo facciamo, non ce l'ha fatta. Lo facciamo rientrare subito. Un saluto e un abbraccio sempre a Carmelo Imbriani, come noi facciamo tutte le volte a fine trasmissione. Forza mister. E abbiamo una clip sui tifosi, la lanciamo adesso o chiudiamo? No, ce la vediamo adesso e poi salutiamo. Ok, allora abbiamo preparato questa clip sui tifosi, guardiamocela, dai. Ah, ok, io pensavo fosse un servizio, invece sono direttamente queste immagini del finale di partita. Questo credo che sia un chi non salta è di Avellino, settore ospiti strapieno. Poi il primo tempo forse non abbiamo tifato tantissimo, però appena fatto il gol, poi dopo si è zittita la curva sud dell'Avellino e poi è stato un continuo. C'è cantato. Stata anche una scelta da parte sì, infatti lo volevo dire perché è da sottolineare perché mette in risalto la differenza di mentalità tra le due tifoserie. Bravo, è una cosa importantissima. Perché addirittura mi hanno detto che sui pullman giravano questi volantini con scritto siamo calmi, facciamoli sfogare e poi usciamo noi fuori con i cori e con il tifo. Comunque, bella, questa era con Stefano, i cori e con il tifo per la squadra, perché non ci siamo proprio calcolati. Infatti poi loro hanno cacciato uno striscione che ho fotografato, Beneventano Cialtrone, privo di mentalità. Mi fa piacere questa cosa, perché di solito dicono che ci snobbano, perciò dico si commentano invece, da soli, è inutile, ci sono le immagini, gli articoli che... Mi ricordo invece l'altro di tanti anni fa che diceva mai falliti mai ripescati, è stato il più bello di tanti anni fa, quello è stato, secondo me, lo rimarrà nella storia. E invece l'altro che dissero, l'altro pure che ci ha fatto, totale indifferenza per la vostra inconsistenza, ci fecero un attimo. Per noi non è un derby, il derby è col Napoli. Non siamo affatto indifferenti. Vabbè, stiamoci calmi che io vado a lavorare Avellino la mattina. Basta così, ci salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo, grazie a NTR, grazie a tutti e sempre con la strega nel cuore. Ciao! Ciao!